Ok, qua a destra si viene dal parco Chico Mendes e qui si sale sul viadotto Stura della nuova strada per Venaria, che parte da Borgaro e da Tangenziale, e si percorre tutto il viadotto, che è almeno 610 metri, c'è scritto, ed è completamente ciclabile, con pista dedicata e separata da doppio guardrail. Si passa sopra la Stura, che viene da Lanzo, alla nostra destra, e scorre fino al Po, nei pressi di, c'è la confluenza nei pressi di Piazza Sofia a Torino. Ecco, qui abbiamo già il cartello di Venaria Reale, che è sulla sinistra. Questa strada invece finisce direttamente sulla statale di Lanzo, quella che costeggia la Mandria per molti chilometri, quindi da qua si può scegliere, insomma, di fare vari percorsi. E poi adesso sto andando a vedere questa nuova opera, che è la Corona Verde della Stura di Lanzo. Adesso vediamo che cosa, come è stata fatta. Parte, se ho ben capito, dalla zona industriale di Robasso Mero. Purtroppo non l'hanno raccordata questa pista, che io sappia, e questo è già un errore, però sappiamo, insomma, che in Italia le amministrazioni e gli amministratori pubblici sono abbastanza scarsi, quindi già tanto sono riusciti a fare una cosa del genere. Comunque adesso vediamo un po' che cosa hanno combinato. Credo che forse già c'è un cartello lì, almeno ci portano. No, no, quel cartello non è della Corona Verde, è un cartello, sì, che riguarda, sì, la vecchia corona. Tra l'altro credo che sia qualcosa che riguarda le residenze reali, il simbolo. Devo poi documentarmi. A dopo.